Sei pronto? Prontissimo. Via! Hai molte azioni da fare. Il tempo stringe. Il tempo è tiranno. Uno. Perfetto. Il tuo lavoro non è ancora finito. Via! Ricorda, il tempo scorre, inesorabile. Metta l'ansia. Perfetto. Sta che si trova. Ottimo lavoro. Vado. Ancora un'ultima sfida. Via! Sei sicuro di riuscire a sconfiggere lo scorrere del tempo? A quanto pare ce l'hai fatta. Il tempo ha perso contro di te. Io dopo devo andare a correre, tanto. Bentornati sul canale. Eccoci qua. Un gioco del tempo, il pendolo del tempo, il tempo che scorre inesorabile. E in questo gioco, il tempo è... Si sente, la componente temporale si sente. Esatto. Ok. Ringraziamo la Genos che, come al solito, prontamente ci ha inviato una copia del gioco. Pendulum è un gioco dalla durata di 60-90 minuti, da 1 a 5 giocatori, da 14 anni in su. In 3 ci abbiamo messo 3 quarti d'ora. Esatto, quindi ci abbiamo messo tanto per leggere il regolamento, che è molto carino e molto simpatico. A volte anche troppo ripetitivo per farti capire quello che non devi fare su questo gioco. Fa furia ridere, cioè lo dico proprio in ascolto, fa furia ridere il regolamento. Fa molto ridere. Senso è... C'ha delle descrizioni che strappano un sorriso. È un piacere leggerle, guarda, io l'ho letto tutto quanto di un fiato e scattava risata. Stato molto molto simpatico. Detto ciò, comunque, il gioco è spiegato veramente bene, si capisce subito come ci si deve approcciare al tavolo e si procede a giocare. Noi oggi però vi parliamo delle componenti. Esatto, un bel unboxing. Vedetevi cosa c'è all'interno, poi dopo vi diciamo cosa ne pensiamo. Esatto, andate. Apriamo. Scartiamo questo pendolo. Là. Come sempre, al regolamento ad accoglierci. E devo dire, mazza, un signor regolamento. Con automa per la partita in single player, setup veloce, 1, 2. E iniziamo subito con piccole frustelle. Tabellone, una piccola sbirciata al tabellone per voi. No, ho bisogno di nuovo della mia segretaria. Non ha le unghie. Oh, guardate che scatola. Mi piace aprire. Allora, abbiamo dei segnalini che Amiche Emolventi chiamerò segnalini Azul. Sembrano le piastrelle di Azul, per chi mi segue. Altri token. Oh mio Dio, cubetti di ogni tipo, ogni forma e ogni colore, devo dire. Cioè, guardate l'assortimento che non riesce a mettere a fuoco. Non riesce a mettere. E cubetti. La mia assistente ha aperto il pacco. Una plancia per le carte. E suppongo lance per i giocatori. Come potete ben sentire, ruvide. Per chi ha tapestry, stile tapestry. Poi, vabbè, cioè, cubetti come se non ci fosse un domani. I nostri... Oh mio Dio, aspetta, questa l'apro. Una stella di ferro sembra. Cioè, sentite. Cioè, può ammaccare la scatola. Siamo il primo giocatore palesemente. I nostri amati Ziploc che ultimamente ci accompagnano sempre in ogni unboxing e a noi ci piace. Dei meeple, grandi e piccoli,
come ogni volta salto la parte dell'apertura, vi faccio vedere il retro, probabilmente ci sono altre tipologie di carte e le tre clessidre che accompagnano il gioco. Andiamo a vedere come si ricostruisce questa bella scatola. Eccoci di ritorno. Avete visto quanta robetta c'è dentro? Subito ve lo diciamo perché voi non lo potete vedere dal video, ma le plance sono stile tapestry per chi le ha viste, quelle antiscivole rugose, e sono di una bellezza infinita. Quelle che raspano, quelle che sgraffiano, sarebbe quello che dice il mio collega. Sono io che vi devo insegnare un po' di didattica. Allora, parliamo prettamente delle componenti. La scatola, come al solito, all'interno c'ha gli organizer che ormai la Genos fatica a non mettere, perché le stanno mettendo in tutti i giochi che ci porta, esatto. Comunque li troviamo all'interno. Per l'organizer ci sono due soluzioni: o è pensato per imbustare le carte, esatto, oppure è pensato per l'espansione. Esatto, perché c'è molto spazio per le carte. Esatto. Poi postazione per le clessidre. Postazione per le clessidre. Il simbolino leggendario, che è bellissimo, pesa un accidente, è così piccolo ma pesa un boom. Ci potete far male qualcuno. Esatto, se lo tirate è spigoloso, bello pesante e fa male. Quindi è perfetto. Se vi arrabbiate al tavolo, prendete. Avete un oggetto contundente al volo. Sembra una cavolata, ma la carta del regolamento, e anche qui come quella di Tapestry, è bella. Esatto. È veramente, veramente bella, è una plastica tessuto, sembra una cosa molto, molto carina. Il regolamento è pieno di esempi, pieno di battute ironiche, sì. E anche questo è abbastanza scorrevole. È molto lungo, forse eccessivamente lungo, perché non servivano tante ripetizioni che abbiamo notato, ma ti fa capire ciò che devi e ciò che non devi fare a questo gioco per goderti al meglio. Sì, esatto, vai. No, no, per goderti è meglio l'esperienza di gioco. Infatti, se te lo leggi tutto in fiato come ha fatto lui, zero dubbi. Cioè, io ho finito la sua lettura con due, tre domande, ma erano due, perché la risposta una mi toglieva due dubbi. Quindi è top. Cioè, lo abbiamo letto, giocato, capito e goduto. E abbiamo già voglia di fare un altro. Esatto, ovviamente. Io ti stupisco. Dammi un voto. Io? Oddio, io su Pendulum, sai perché a lui chiedo? Perché dobbiamo iniziare a conoscerci. Gianluca, sono io. Esatto, perché io sapessi a lui. Gianluca ha un odio profondo per quei giochi che noi chiamiamo lenti, cioè quelli che io gioco, quando gli tocca a me, ho lavato i piatti, ho cacciato l'immondizia, ho portato l'immondizia fuori. Ho pisciato il cane. Ho pisciato io anche tante volte. Questo è un gioco che azzera finalmente tutte queste sue problematiche. Si gioca in tempo reale e, anche se non dovrei dirlo in un unboxing, non preoccupatevi. Il gioco delle clessidre non è così pressante da non farvi vivere al meglio il gioco. Cioè, ci sono tre clessidre, una a 40 secondi, una da 2 minuti e una da 3. Ragazzi, quella da 3 ve la scordate, cioè io ci ho perso una partita. Quella da 2 ci giochicchiate, la maggior parte del gioco è quello frettoloso, vi parlo, è su quella da 40 secondi, tutto il resto lo potete davvero ragionare con calma, non sembra, ma noi siamo riusciti a farlo. Quindi, vai col voto. Facendo un conto, ci sono tutti quei tassellini, le risorse di plastica, le plance utilizzabili fronte retro, l'organizer interno, le carte, il regolamento che ho detto che mi piace, tutto quanto, io gli arrivo a dargli, forse troppo, forse una premessa vai, troppo ampia, vai. Gli do un 7,5. Vabbè, vedi, ci sta. Mi sarei spostato più verso l'8, però magari no, cioè. Ok, quindi sono pienamente d'accordo. Ok, hai visto, allora ci ho azzeccato, sono diventato bravo.
Detto questo, il video è... le nostre considerazioni sono andate molto per la lunga, ma ci teniamo a farvi sapere come la pensiamo, quindi beccatevi questa lunghezza. Esatto, sì. Vi è piaciuto il video, un like, se non dislike, ma ricordatevi, commentate sempre cosa non vi piace, cosa non vi piace di noi, del gioco, se non siete d'accordo con il nostro pensiero, qualsiasi cosa. Condividete il video se volete consigliare il gioco a qualcuno e iscrivetevi al canale se non siete iscritti e attivate la campanella perché... Perché la campanella vi ricorda che sono usciti dei video sul nostro canale e ne escono uno il venerdì e uno la domenica. Il venerdì di gioco di ruolo e avventura Still Life e la domenica tutto ciò che comprende il gioco da tavolo, videogames e tutte le altre cavolate che ci piace fare tutti quanti insieme. Detto ciò, manca semplicemente cosa? Niente, il ciao e quindi vi diamo e oggi vi salutiamo un ciao. E oggi gli è preso a correre, strano, ma gli è preso a correre. How far can we get if we sail?